Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con Mr. Gamer. Si chiama. Allora, oggi continueremo. Bellino! Mi dice Bellino perché so già cosa giocheremo. Oggi giocheremo a Among the Sleep. Continueremo la parte 3 che dovevamo mettere tipo gli oggetti incatragnati dentro dei tubi di vetro. Quindi iniziamo. Oddio, laser negli occhi, però no, perché fa male la retina. She sounds clearer now, don't you think? Guarda, non c'è troppo che ti sta parlando. Perché non vuoi dire al gente? Come on, we have no time to lose. Non so chi tu andi, ma non lo chiamo. Watch your step, è perfetto. Come faccio a salire? Whenever you're ready. Aspetta. Ah, scusa, che potessi... Salto. Quindi ecco, la cantilena della mano. Quindi resti a 90 gradi così, però ti spezzi le gambe, non scivoli, porca puttana. Guarda lì. Oddio. Ah no, meno male che sicuramente alla fine c'è. Oddio, c'è una stanza da illustre. Oddio. C'è anche la porta semiaperta. Vediamo la candela, si può prendere. No. Dai. Ok. Apriamo la porta con molta descrizione. E forse abbiamo cosa c'è al suo interno, ovvero il niente. Cosa abbandonando, dai. C'è dei rami che però sporgono dal muro. Ma no, è un albero che sporge da. Oh mio Dio. Ah, albero. I think show the week. Oddio, cioè perché c'è gli alberi in casa? Deve essere un po' che non ci pulisce, il muschio tipo deve essere sviluppato una forma di vita successiva. È casa sull'albero! Infatti, non puoi secondo me. Non è una casa sull'albero, questa è una casa dentro l'albero. Con dentro gli alberi. Oh, la luce pervade questo corridoio. Quella stanza di Game of Thrones. Those floaty things, they look like memories. Maybe the next one is behind the walls. Da comporre un puzzle qui. Puzzle. Un supple. Allora, vediamo un suplex. È peccato che mancano pezzi, se dici. Peccato che tipo ora non so dove andare, perché è tutto chiuso. Ma non lo vediamo là. No, vedi, oddio, un pezzo è quasi. Un pezzo? Anche tutto così, no? Di vanetto? Allora, tanto un pezzo. Ma che carino, posso... Staccare. Lo voglio portare via, porca puttana, perché? Tutto il divanetto? Non mi pare proprio. No? Buono! Ah, c'ho tipo a caso lì se ne sono. Giusto. Visto? Ci ho sbloccato la cosa. Bravo, bravo. Non serviamo un giro. Certo. È vivo questo quadro? Oh my god, ci posso entrare dentro? Dove stai andando? Una sedia fatta a mezzo di legno, a mezzo di sedia. Semplicemente una sedia incatenata dentro il legno. Ah no, ok. È una legno sedia. Well. Che mi devi riportare sempre nel bosco brutto e schifoso. Lo scopo è farti paura? Credo lo dici. Poi sono stato nella mente lì. Allora qui dove vado a finire? Sono andato a finire anche nell'acqua. Diventare nell'acqua poi, cioè, non lo so. Oddio, giustamente il bambino non sa nuotare, nonostante sta per fare tante cose. Io però non so dove andare qui, sci. Di va. Ah, ok, si può spassare dentro un drogo come nelle vere favole. Sale anche qui. Perfetto, sono un grande bambino, bravo, bambino, bravo. Qualcuno mi fa sbagliare. Ho scoperto questa istruzione. Oh, sono lì. Per me fa delle grandi cose. Già da 5, adesso, ma mazza di qui sono preso. Casca! Adesso mi spacco il ginocchio. No. Perché ti spacco il ginocchio? Che ribolle nell'acqua, meglio non scoprire cosa sia. Quindi continuiamo la nostra avventura nel magico mondo di Hello Kitty. Un gioco, guarda. Lo vuoi? Allora, te lo passo. Vediamo che è fatto profondo. Infinitamente. Non ci andiamo. Questo è un altro gioco. Non ho manco parlato. Ti manco brutto. Perché c'è? Un altro gioco molto brutto. Sì, molto brutti. Luciamo i giocattoli. La fiamma respinge i giocattoli, perfetto. E qui uno scannatoio per fare cosacce. Ok, ora si può mettere un altro pezzo. Veramente si apre di là e siamo tutti felici. E contenti.
perché non ti bisogna farci un altro viaggio. Spirito lì non due al fortuna, dual non si voglia dire minima. Quindi piazzerò il puzzle senza la minima conoscenza di cosa mi ha detto. Okay, andiamo nel prossimo mondo di Mario Super Mario Crash. Oh, dai, sta The Ring e poi diventa un mostro. Qui c'è The Ring come sempre. Diventa un mostro. Qui devi spentare questo. Allora. Vediamo un po' dove ci troviamo, sicuramente un posto più di merda. Guarda, guarda, l'antigravità di queste grate. Aspetta, ancora un pochino. Ecco, sempre più antigravità. Semplicemente sono arrugginiti. Qualcuno è sceso dal letto. Qualcuno è sopra il letto e ha posato le scarpe. Perché il letto è così alto? Voglio osservare. Tanto non ce ne frega. A me ne frega, dice. A me no! Uno che può osservare le cose. Non c'è niente, ovviamente. Ovviamente. Anzi, meglio. Anche qui mi sto facendo usare questo buggato con del piscio per... Oh mio Dio, spiriti di questa cazzo di porta. Con lo zacchiotto. Fatto con la riete con lo zacchiotto, Diego. Ma buttala giù, perfetto. Allora accendiamoti. Usiamo il DBR per così. Non è che io lo sfrutto in granché, però se c'è il DBR. Non sembra neanche tanto. Allora che si spenge ogni volta che tocchi il mouse, veramente. Usa lo zacchiotto e dallo ti muovi. Lo tiro tipo come i flair. Fa luce nel buio. C'è una via d'uscita con il pozzo di della madre badessa che si vista nel quadro, perfetto. Il brilla quindi. Questo è qui che bisogna stare. Bisogna tirare su. Perché tu sai che bisogna tirare su un cadavere o qualcosa del genere. Non cascare. Perché c'è qualcosa, c'è qualcosa. Attenzione ragazzi. Giriamo con difficoltà la manovella. Non so da che parte giro, ok, perfetto. Non ho ancora ben capito come funziona. Ma va su e va giù. Non lo so, ma. Forse piano piano, tra due giorni riesco a tirare su. Però no, sto prendendo su. Ti basta quasi la metà, cioè non c'è bisogno di buttarlo su. Ok, ho capito la tecnica. Okay. Va bene, sì, va bene. Prendiamo il pezzo di cazzo. Niente. Oddio, c'è qualcosa. Una fetta di formaggio, credo. Ah, non è cazzo. Pensavo che avessero qualcosa da mangiare, perché qui l'uberina è 12 ore o mai. Allora, vediamo un po'. Non fa. Ah, non guarda, qui serve la chiave. Ah, ok, quello lo senti. E ora? Davanti. Ah, questo mi sta muovendo di base, guarda. Sì. C'è cioè, mappa molto. Oh mio Dio, non mi apparisco. Oh mio Dio, gattona all'interno e salva la pelle. Ok. Non c'è che era qui. Non mi vedrà mai, perché io sono un bambino che gatto. Non c'è qualcosa di strano, voglio vedere. Ah, non so che qui tu sai che nascondersi. Sì. Ci siamo, sì. Ragazzi. La strada di casa non è vera. Che cazzo devo andare? Sì, giustamente facciamo anche il muratore che mancava quello. E basta. Oh. Oh mio Dio, c'è qualcosa di appeso. Sì, tra l'altro non c'è possibile qua, no. C'è da fare qualcosa per salire tipo. Qui, sei sulle botti. Ma sei che stai sulla botte? Ci vuole. No, perché poi il salto che lo fa. Lui non salta, mi guarda. Stare giù a testo, mamma mia, ma tutto non salta. Giustamente, vabbè. Prendiamo sta cazzo di chiave. Quindi dentro c'è tipo la morte. Zitto. Grazie. Ma non sei stato te. Grazie. È stato grazie a me che ho visto la porta. Grazie. Non sei stato te. Devi salire su un coso. Zitto. Voglio stare zitto. Eccoci! Oh! Le macchie di petrolio sul legno. E giustamente c'è qualcosa che sta per spawnare dall'acqua, quindi scappiamo velocemente. Poi piazza. Tanto rischi in terra dopo un secondo, quindi piazzarsi.
non so dalla finestra. Sorry, essere vivente, sorry. C'è qualcosa dietro. No, non per niente. Oddio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Apri! No, non fate la barca anche lei, vero? Bisogna andare di là, di là. C'è la cosa. Non può raggiungermi. No, infatti. Capito, però chiama lei. Adesso abbiamo finito il pompino. Puzzle. Quindi con il puzzle finito possiamo aggiungere un altro pezzo che ci manca per i ricordi di questo bambino indecente. Sono contenti. Ok. Ok, l'ultimo. Questo è un quadro. Okay. È rimasto da solo con il bambino. Ma che tipo la madre è morta? Che è morta? Io però stavo quindi non avevo pensato adesso. Tipo che sta sotto la libreria però. Forse. Merda. Bocca. Perché lei fa questi rumori assurdi? Tipo una pastiglia alla faccia del bambino. Quindi perché mi vuole prendere? Cioè, specie di pedofilo? Oh mio Dio, più veloce, devi correre per la vita. Oddio, non c'è la forza. Oh, Qui c'è l'altro. Non mi sta inseguendo più niente. Sopra non sembra fatto apposta per salirci. Se ci salgo. Che mi piace vedere i cuscini buggati, porco cane. Cazzo di botta. Non prende, credo, guarda che si bugga. Ma che è? Eccolo, è lì. Oh mio Dio, la serie negli occhi di nuovo, no. No, lasciamo la mettere bruciata. Perché io ho finito in hug now, vieni, buchiamoci. Bravo. Andiamo adesso nel prossimo mondo. Anch'io sono pronto quando sei pronto te. Aspettiamoci. Insomma, ci fermiamo qui. Abbiamo trovato 3 dei 4 pezzi mancanti. Il quarto era questo libro molto strano con dei disegni satanisti. No. Teddy è sempre con noi, anche se abbiamo cercato di darlo in pasto al bubo per salvare la pelle noi. Pesce grande voglio pesce piccolo. Teddy essendo il pesce piccolo, tipo. Comunque non si sta capendo molto della storia. Probabilmente quella è la madre badessa, secondo me. Secondo me è la madre badessa. Ma che sta pizzicando? Quindi non c'è senso salutarvi, lascio qui come c'è. Non mi si. Se piace, scrivetemi, commentate. E un giudice. Dove devo andare?